Abbiamo preso 12 milioni su 700 mila investiti, che è stato comunque un buon risultato. È un ottimo risultato. Lui è Riccardo Donadon, fondatore di Hedgefarm, una realtà incredibile in Italia. Nata come incubatore di startup, uno dei primi al mondo, anzi forse il primo in Italia, tra le varie cose ha incubato Depop, che poi è stata venduta per 1,6 miliardi, Hedgefarm si è poi trasformato in un intero ecosistema. Tutto questo campus di Hedgefarm include una scuola materna, un'elementare, le superiori, l'università, una scuola di sviluppo web, una scuola di animazione e modellazione 3D, e c'è anche un'agenzia digital e sicuramente un sacco di altre cose. In questo video vi racconto la storia di Riccardo Donadon di Hedgefarm e vi faccio fare un tour nel campus. Ho raggiunto Riccardo Donadon in serra, ovvero la struttura che ospita la mensa, e mi ha raccontato il suo percorso. La prima cosa che vorrei chiederti è la tua storia imprenditoriale, questo perché Hedgefarm paradossalmente è una delle ultime cose che hai fatto. Sì, però è la più importante, nel senso che io alla fine ho iniziato a lavorare sul mondo del digitale nel 95 dentro una struttura laterale di Benetton che si chiama La Ghirada, dove coltivavano tutto il mondo sport, perché l'amministratore, che era molto illuminato di quella struttura lì, mi aveva visto come un ragazzino sveglio che aveva delle idee, che poteva avere uno spazio all'interno della sua struttura e che poteva esaudire un qualcosa che lui interessava, che era creare fondamentalmente un centro per fare in modo che i ragazzi si potessero collegare a internet e usare i computer. Quanti anni avevi? Quando ho iniziato questa cosa qua ne avevo già 25-26. Quando ho avuto la possibilità di fare questo progetto, di costruire questa infrastruttura per loro, ho chiesto se mi potevano però lasciare costruire un centro commerciale virtuale, perché io pensavo che si potesse cominciare a vendere online un e-commerce. Quindi, Donadon ha iniziato nel 95 a 25 anni, con l'incarico di iniziare a digitalizzare La Ghirada, a tempi di impresa pionieristica. E lui chiese il permesso di poter lavorare ad un centro commerciale online, che adesso chiameremo e-commerce. In particolare Infostrada aveva fatto un'offerta molto importante per rilevare questo progetto. Benetton non si aspettava di poter fare un incasso su quella partita. In realtà incassò 1 miliardo di lire. Un progettino nato, tra virgolette, con niente. Sono riuscito a trattare una cosa per me molto importante, nel senso che io ho detto, però esco e faccio quello che voglio io, perché ho imparato tantissimo, io devo tantissimo a Benetton in quella fase lì, perché fai conto che io parlavo di internet nel 95 con una connessione a 2 megabit e avevo tutti i giorni delle persone importanti, spesso veniva il signor Gilberto con i suoi amici imprenditori, venivano lì, presentavano la loro azienda, la Benetton, che comunque era una grande azienda in quel momento e lo è ancora oggi, e io raccontavo cos'era internet. Quindi ho avuto sicuramente un gran vantaggio di essere in un luogo che mi ha dato la possibilità come giovane di far vedere che sapevo fare qualcosa. Loro avrebbero voluto che io andassi avanti a fare delle cose, io ho detto però lasciatemi uscire perché internet sta correndo in modo pazzesco, aiuto dall'esterno nella gestione di questo progetto di e-commerce che è stato ceduto in Infostrada, però vado per conto mio. E lì nasce i3, questa web agency ha fatto un po' notizia in quegli anni lì, perché è stata la web agency che praticamente ha fatto la rete. Quindi una volta venduto il centro commerciale online, Donadon si è messo in proprio aprendo la sua web agency i3. Aprire una web agency prima del 2000, 25 anni fa, era veramente avanti con i tempi. Noi siamo passati da 8 persone a 160 persone nell'arco di 20 mesi e da 300 milioni di lire di fatturato a 20 miliardi di lire di fatturato sul terzo bilancio con 5 di utile netto. E lì ho avuto fortuna perché era il 2000, c'era stato il momento delle massime valutazioni di questo settore, per cui c'erano tutti che ci chiedevano di vendere, di vendere, di vendere. Io non volevo vendere perché comunque stava andando benissimo, però era abbastanza impossibile non farlo. Per cui alla fine ho venduto nel 2000. Quando ho venduto avevo appena passato i 30 anni, 32 forse, 31. Fai conto che noi eravamo per certe cose un po' più avanti anche di quello che stava succedendo, che è successo successivamente in Silicon Valley, nel senso che noi avevamo, siamo stati i primi ad avere anche rispetto agli Stati Uniti una palestra in ufficio, avevamo 2 piste da bowling in ufficio, noi ci chiamavamo la No Sleeping Company perché non c'era un orario, praticamente era sempre acceso, c'era un clima veramente molto particolare, facevamo le riunioni sui tavoli da ping pong, avevamo biliardi ovunque, era un luogo abbastanza figo. Dopo la vendita cosa fai? Allora faccio un anno di giardinaggio e qua si vede, io adoro il verde, per cui mi concentro sul mio giardino e quello mi è servito perché fai conto che noi eravamo la No Sleeping Company, eravamo arrivati a pensare che si potesse dormire a cicli di un quarto d'ora e fare al massimo 3 ore, quindi io avevo un ascensore che andava nel mio appartamento di sopra perché abitavo su un condominio che c'era sopra gli uffici, praticamente andavo su alle 2, tornavo alle 6 di mattina in ufficio, zero. Quindi dopo aver passato anni a lavorare come un matto e aver venduto la sua agenzia facendo una bella exit, ha deciso di prendersi per un anno una pausa, dedicarsi al giardinaggio e rientrare in contatto con la natura. Così dopo un anno ha deciso di fondare Hedgefarm, con la H che sta per human e non la E che sta per internet. Perché hai creato Hedgefarm e perché non sei andato in pensione? No, in pensione no, perché ero troppo giovane. Avevo valutato di andare via, di andare in California, di stare negli Stati Uniti per un po', però dopo ho detto vabbè, negli Stati Uniti ci vado per vacanza, cerco di dare giusto riconoscimento al mio territorio, che comunque io però avevo capito dall'inizio che ero comunque fortunato a crescere in un
territorio che ti espone in modo molto forte verso l'imprenditoria. Per cui quando ho pensato che avevo la possibilità di far qualcosa, ho detto io creo un luogo che possa aiutare tanti giovani a fare gli imprenditori del digitale. Abbiamo investito 28 milioni sulle startup, 20 milioni sulle infrastrutture che poi sono diventati 100, investimenti molto pesanti e oggi sono anche tornati. Qual è stato il primo passo pratico che hai fatto quando hai capito che volevi fare H-Farm? Tanto è stato trovare un luogo che fosse adeguato a questa cosa qui, e questo qui era una tenuta al tempo di 1000 ettari, oggi di 2000. Poi dall'altro lato doveva essere un luogo che potesse crescere, che potesse svilupparsi su un progetto come il nostro. E qui negli anni 90 la Disney aveva valutato di fare Euro Disney. Domanda tecnica, hai fatto con i tuoi soldi di rilevare queste tenute? All'inizio sì, nel senso che ho investito da solo quello che avevo preso, i soldi dell'exit. Io fondamentalmente tutto quello che ho preso l'ho investito doppio. Fondare H-Farm non era un'impresa facile. Decidere di investire in startup quando ancora non lo faceva nessuno, neanche in America, e farlo in mezzo ai campi comportava varie sfide. Al posto di andare a Milano, tra l'altro, è rimasto in Veneto, una terra con forte cultura imprenditoriale, ma più sul lato industriale che su quello digitale. Il luogo scelto per fondare H-Farm non è stato scelto a caso. È stato scelto ovviamente in mezzo ai campi, come voleva. Così ha comprato uno dei rustici abbandonati che c'era nella zona e poi ne ha comprati e ristrutturati sempre di più. Per farlo ha dovuto investire tutti i soldi che aveva guadagnato con la sua exit e poi è passato a chiedere investimenti. Cioè, tu fin da subito volevi fare una scuola o inizialmente era solo... No, fa i primi 10 anni completamente focalizzata sulle startup, quindi investe 28 milioni, poi sono via via entrati dei soci che mi hanno aiutato. È stato uno dei primissimi incubatori al mondo, quindi nel 2005 ne siamo di fatto partiti abbastanza per primi. Il problema è che Y Combinator, che è partito qualche mese dopo, è partito in Silicon Valley. Noi partivamo nella Silicon Valley, quindi eravamo a Catron, vicino a Venezia, che non è neppure Milano, in un paese che non è neppure l'Inghilterra in Europa. Quindi eravamo veramente non avvantaggiati. Qui è stata veramente un ramp up micidiale, perché dovevi spiegare perché tu prendevi il 10% mettendo 50.000 in un qualcosa che era solo un'idea. Abbiamo fatto un sacco di cose che erano veramente molto avanti rispetto al settore e sono quelli che ci hanno dato la carica di fare queste cose qua, perché alla fine ogni volta era un bagno di energia, cioè proprio giovani straordinari che venivano qua, raccontavano le loro idee e tu dicevi caspita, devo farlo, cioè devo continuare a investire perché questa cosa può funzionare. E poi abbiamo cominciato a investire su una serie di società con una tornata di talenti eccezionali. In mezzo c'era questa startup che si chiamava Depop, che era quella più complicata, perché Simon, quando è venuto qui, ha detto a me piacerebbe fare questa startup tipo Instagram col tasto buy. Lui aveva la capacità di leggere un determinato gruppo di persone e di avere presa su quel gruppo di persone. A quel punto lì il tema era la finanza. Per fare una cosa B2C bisogna mettere tantissimi soldi. Quindi noi come farm in quel momento là abbiamo dovuto prendere la decisione di mettere più soldi di quelli che avevamo mai messo e siamo arrivati a mettere una cosa e l'altra quasi 500.000 euro sulla sua iniziativa, con l'intento proprio di dargli la possibilità di partire bene. Su Depop avevamo messo molto, per cui eravamo arrivati ad avere un 40% a un certo punto, però di solito avevamo un 10%. Se avessimo mantenuto anche solo il 2-3%, il 4% che avevamo verso la fine, oggi probabilmente qua staremmo brindando champagne, nel senso che portavamo a casa 70-80 milioni. E non è successo per un motivo che si riconduce all'investimento enorme sulla formazione, nel senso che quando noi abbiamo fatto il campus abbiamo messo una sorta di piano di execution che doveva essere abbastanza rispettato per garantire la crescita della scuola in parallelo con la crescita delle infrastrutture, e lì abbiamo dovuto cedere l'ultima parte di Depop. Comunque abbiamo preso 12 milioni su 700.000 investiti, che è stato comunque un buon risultato. È un ottimo risultato. E andava bene l'incubatore. Come mai questa scelta radicale di cambiare tutto completamente? Almeno io ero partito con l'idea di avere impatto e dare un certo tipo di sviluppo al territorio. Quello che avevo capito in quel momento lì, lavorando a stretto contatto con le istituzioni, era fondamentalmente che non riuscivi ad incidere in modo così importante con 120 startup. Qui era proprio da fare un lavoro profondo dalle basi di cambio della prospettiva nella lettura di quella che è l'innovazione. Io ho visto la scuola come un settore che comunque avrà un enorme disruption, dovrà essere ridisegnato completamente, e ho detto ok, io investo sulla scuola e sull'università, do il mio contributo e mi do l'obiettivo nell'arco di un po' di anni di sviluppare dei prodotti tecnologici di distribuzione che possano scrivere la nuova scuola. La decisione di creare anche la scuola è dettata dalla voglia di continuare a implementare un ecosistema che favorisca l'innovazione. Non solamente un incubatore per le startup, ma anche un posto dove si parte dalla base, dove studenti e professionisti sono in contatto
contatto. Un posto dove l'istruzione non è un mondo scollegato dal mondo del lavoro e della tecnologia. Per cui io a quel momento l'ho detto, ok, io faccio un campus che sarà molto moderno e che rimarrà contemporaneo con i suoi anni, interpretando sempre quello che è lo sviluppo dell'economia. Quindi cercando di preparare i giovani a quello che c'è in quel momento. Nell'ultimo anno sono stato parecchie volte in Edgefarm nel campus. Mi sono sempre stupito per la sua grandezza. Per cui ho chiesto di farmi fare un tour completo. Un giorno ho preso un treno e ho incontrato Marco all'ingresso e mi ha scortato per tutto il campus. Quindi questa è l'entrata, il Welcome Center. Da qua passano tutte le persone. Da qui passano tutte le persone e tutti gli ospiti che arrivano in questo mondo che è Edgefarm. Prima tappa, la scuola primaria e dell'infanzia. I bambini fanno tutto qui dentro, hanno la loro mensa, la loro palestra, il giardino e passano il loro tempo dentro questa edificio circolare che è pensato proprio per loro in tutti i suoi spazi. E loro tornano a casa la sera o dormono qua? Loro tornano a casa. Dormono qui dai 14 anni, dalla terza media a prima superiore. Conosco il bus rosso con scritto Edgefarm, impossibile da non vedere, okay. Così non lo perdono di certo. Quindi questo è l'ingresso della scuola, primaria dell'infanzia. Anche loro le monoparteni. E questa, mi dicevi, è una scuola internazionale. Non è una scuola normale. I bambini imparano l'inglese, imparano a programmare e usare la tecnologia fin da piccoli. Non ci sono banchi singoli, ci sono banchi rotondi che servono a stimolare ulteriormente il lavoro collaborativo, il fatto che comunque si studia in gruppo, si lavora in gruppo. Poi alla fine ogni angolo della classe è pensato per una determinata attività. C'è l'angolo della creatività, c'è l'angolo delle costruzioni, c'è l'angolo della matematica, c'è l'angolo della lettura, e servono di fatto a dare ai bambini diversi stimoli. E i bambini sono liberi di sedersi dove vogliono in classe. Ogni classe è fatta uguale, dal primo anno di asilo all'ultimo anno di scuola superiore, non ha la cattedra, mai. Ci sono tre superfici, una lavagna, una bacheca almeno, e una superficie digitale, un Apple TV. Tutti i bambini che arrivano a scuola ricevono un iPad, una parte di attività viene fatta con gli strumenti digitali. Ogni edificio ha la sua mensa interna, quindi ha la cucina interna che prepara da mangiare i bambini, sia qui che nell'edificio della scuola media superiore. Durante le ore di educazione fisica, di PE, di Physics and Adult Education, lo usano quando c'è bel tempo per fare attività fisica. All'esterno. Sì, di spazio esterno ce n'è qua. Non mi manca, di sicuro. Questo è il laboratorio d'arte. E questo è il laboratorio di Design Technology. Programmano, montano e poi c'è un motore che serve a muovere. Ah, le hanno stampate in 3D? Eh sì, questo è tutto stampato in 3D. Poi è un po' a tema, cioè fanno le palline di Natale in 3D piuttosto che le maschere di carnevale in 3D a seconda poi del momento dell'anno in cui viene fatta l'attività. Ah, qui adesso ogni bambino apre il Mac e impara ad aprire un documento. Perché fino a prima sono comunque abituati a usare l'iPad. Passano dalla dinamica touch dello schermo a una dinamica di computazione. Dati. Chi è il genitore tipo che porta il proprio bambino a studiare qua e non in una scuola pubblica normale? Principalmente è un genitore che sta cercando per il proprio figlio un percorso di formazione differente, che sia più contemporaneo rispetto ai tempi che viviamo. E quindi le cose che si studiano sono sempre funzionali a sviluppare una competenza che servirà anche per aggiornarsi nel momento in cui le nozioni cambieranno, perché via via che il mondo cambia, le cose da sapere sono sempre diverse. Dopo la scuola primaria siamo passati alla parte sportiva. Stiamo passeggiando verso gli impianti sportivi. Impianti sportivi che sono divisi tra spazio all'aperto e spazio al chiuso. Sono a disposizione degli studenti. Abbiamo un multisport, pallamano, calcetto, due campi da paddle, un campo da tennis, due campi da beach e il palazzetto a 300 posti a sedere ed è un po' la casa dei Beavers. Sono gli atleti della scuola. Quanti studenti ci sono qua dentro in tutto? Allora, ce ne sono 630 di scuola, altri 500 di college. Ogni anno che arriva aggiungiamo circa 250 studenti, quindi arriveremo nei prossimi due anni a riempimento, che vuol dire arrivare a circa 1100 studenti. Ma lo usano questo skate park? Una delle strutture più usate. Terza tappa, diretti verso lo studentato, dove gli studenti possono vivere e dormire. Dormono qui hanno la loro lavanderia, può restare o 5 giorni a settimana o 7 giorni a settimana. Fammi fare un tour del boarding. L'edificio del boarding, che da ottobre 2022 è diventato associato dalla BSE, che praticamente è un'associazione nata in Inghilterra per verificare tutte le strutture di studentato, di sentire da loro che è bello vivere qui, perché c'è la possibilità di parlare con un sacco di altri ragazzi coetanei che hanno magari le stesse paure o gli stessi sogni. È sicuramente un quid in più. Quindi questa è la mappa dove arrivano i ragazzi, quindi abbiamo Argentina, Stati Uniti, Messico, Sudafrica, Cina, Russia, Giappone. Questa è la library e la conference hall, ha disegnata Richard Rogers, che è l'architetto che ha disegnato assieme a Renzo Piano il Centre Pompidou a Parigi, piuttosto che la Torre dei Lovitz di Londra. E ospita i luoghi di studio e diciamo la grande sala conferenze. Si sale ancora verso il terrazzo, giusto? Verso il terrazzo. Quarta tappa, le superiori. Riccardo, quanti anni hai? Io ho 17 anni. Ok, studi qua. Ne sto facendo lezioni di chimica. Immagino sia figo fare chimica in un vero laboratorio. Sì, lo trovo assolutamente divertente e anche interessante fare esperimenti in classe con tutti gli altri miei compagni. Stai studiando? Sì.
Com'è la tua giornata qua? La mattina con i miei amici ci svegliamo, ci veniamo qui insieme, poi stiamo a studiare, io ora sto facendo le mie ore libere, quindi sto ripassando un po' di storie per domani. Ma la fai in inglese, storia? Sì. Va bene, grazie mille. Quinta tappa, college, dove ho avuto modo tra l'altro di rincontrare i ragazzi con cui ho fatto il progetto di Audi Way Generation lo scorso anno, se vi ricordate. Il college non è la stessa scuola internazionale di prima, chiaramente, è tutta un'altra cosa. È la parte universitaria, anche qui i corsi sono tutti in lingua inglese, ma di fatto gli studenti che arrivano qui sono over 18 e sono i ragazzi che devono prendere la laurea triennale oppure la laurea magistrale. Noi abbiamo 4 corsi di laurea, uno fatto assieme all'Università Ca' Foscari di Venezia e 2 assieme all'Università di Chichester nel Regno Unito e uno assieme a University of Europe, che è un'università che ha sede ad Amburgo e a Berlino. Guardate un po' chi ho recuperato al college di H-Pharm. Come vanno le lezioni? Adesso sì, abbiamo iniziato un term di corsi electives, quindi abbiamo vari corsi che possiamo scegliere. Oggi abbiamo iniziato lezioni di data analytics, quindi faremo sostanzialmente analisi di dati tramite RStudio incentrati sul marketing. E tu qua hai sviluppato i trash, giusto? Esatto, lo stiamo sviluppando in questo momento. Che ormai è una vera startup, addirittura esatto. Con, si può dire, che state facendo in partner con un partner molto importante? Sì, non si può dire ancora, non può dire perché non è ufficializzato, però sì, diciamo che stiamo ultimando l'ufficializzazione con un partner molto interessante e stiamo in questo momento proprio lavorando nel pratico allo sviluppo del prototipo. Sul muro ci sono scritti 10 ragioni per cui gli studenti devono seriamente pensare di diventare imprenditori ancora all'università. Quindi ora siamo negli uffici, la parte di formazione, scuole, università è questa. Sesta tappa, la prima sede di H-Pharm, di quando era solamente un incubatore di startup. Questo è il Seed Village, sono le casette delle startup dove è stata incubata Depop e dove adesso ci sono tutta una serie di altri progetti, da Audi We Generation alla radio del campus, e quindi questo villaggio resta un po' la casa di tutti quelli che vogliono fare innovazione. Settima tappa, Big Wave. Qui si viene per imparare a scrivere codice funzionale delle attività, ha una sua applicazione diretta, ci sono tipo dei laboratori nei vari ambiti che sono dove viene messo in pratica direttamente quello che accade, per esempio c'è la cocca di una macchina, perché si progetta e si programma quello che può servire per utilizzare in maniera diversa i supporti LED dentro una macchina. Ottava tappa, Big Rock. La sede di Big Rock, che è l'Academy invece di 3D, che io ho considerato quando ero alle superiori perché volevo fare animazione nella vita. Questa è Joker, ciao. La sua casa. Ciao, piacere. Piacere. Io sono Marco Savini, lui è founder e amministratore delegato di Big Rock. Questo è l'ingresso della scuola, però lei è carina. Qua dentro ci sono più o meno 250 persone. Questi sono viaggi in America, perché a tre quarti di corso li portiamo in America, li facciamo perdere nel deserto, fa tutta un'avventura incredibile, è una cosa pazzesca. In 3 settimane siamo più o meno 10 jeep e ogni cosa che c'è qua dentro lo vedrai, anche dall'architettura, tutto, è stato tutto studiato apposta per la scuola. Non c'è niente che non è stato pensato per la scuola. Questo è il corridoio che li porta in classe, di là c'è tutte le classi, abbiamo attaccato un sacco di film alle pareti, perché così sono ispirati, che il loro lavoro sarà fare questi film. E ci sono dei nomi su. La differenza è che questi sono i nomi dei nostri ex corsisti che hanno lavorato al film. Il mio tour per la scuola è continuato per le classi e nel piano superiore, con tutti i modellini realizzati fisicamente e non digitalmente. È una scuola veramente pazzesca, nonché in realtà tutto il resto del campus, che è stato veramente sorprendente. E anche la storia di Riccardo Donadon interessantissima. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, perché io sono rimasto veramente ispirato. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao!